Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitoli 43, 44, 24 e 26 febbraio del 1900. Questa mattina mi trovavo tutta timore, credevo che tutto era fantasia, ossia il demonio che voleva illudermi, onde tutto ciò che vedevo disprezzavo e mi dispiacevo. Vedevo il confessore che metteva l'intenzione che Gesù mi rinnovasse i dolori della crocifissione ed io cercavo di resistere. Il benedetto Gesù in principio mi tollerava, ma siccome il confessore replicava l'intenzione, allora Gesù mi ha detto: Figlia mia, davvero che questa volta mancheremo all'ubbidienza? Non sai tu che l'ubbidienza deve suggellare l'anima e che l'ubbidienza deve rendere l'anima come molle cera, in modo che il confessore può dare quella forma che vuole? Così non curando le mie resistenze mi ha partecipato i dolori della crocifissione. Ed io non potendo più resistere al comando di Gesù e del confessore, giacché non volevo cedere per il timore che non fosse Gesù, con tutto ciò ho dovuto soccombere sotto il peso dei dolori. Sia sempre benedetto e tutto sia per glorificarlo in tutto e sempre. Dopo aver passati parecchi giorni di privazione di Gesù, al più veniva qualche volta ad ombra e sfuggiva. Sentivo tale pena che mi struggevo in lacrime.
Il benedetto Gesù, avendo compassione del mio dolore, è venuto e tutta mia guardava e riguardava e poi mi ha detto: Figlia mia, non temere che non ti lascio, ma però quando tu sei senza la mia presenza, non voglio che ti disamini. Anzi, da oggi innanzi, quando sei priva di me, voglio che prendi la mia volontà e in quella ti bei, amandomi e glorificandomi nella mia volontà e tenendo la mia volontà come fosse la mia stessa persona. Così facendo così tu mi terrai nelle tue stesse mani. Che cosa forma la beatitudine del paradiso? Certo, la mia divinità. Ora, chi formerà la beatitudine dei miei cari sulla terra? Con certezza, la mia volontà. Questa non ti potrà mai sfuggire, l'avrai sempre in tuo possesso. E se tu starai nel circolo della mia volontà, ivi proverai le gioie ineffabili e i piaceri più puri. L'anima, non uscendo mai dal circolo della mia volontà, si rende nobile, doviziosa, e tutte le sue operazioni ripercuotono nel centro del sole divino, come i raggi del sole ripercuotono sulla superficie della terra, e non ne esce neppure una fuori dal centro che è Dio. L'anima che fa la mia volontà è la sola nobile mia regina, che si nutrisce dal mio alito, perché il suo cibo e le sue bevande non le prende che dalla mia volontà. E nutrendosi della mia volontà tutta santa, nelle sue vene scorrerà un sangue purissimo, il suo alito spirerà un profumo lezzante che tutto mi ricrea, perché prodotto dal mio stesso alito. Perciò non voglio altro da te se non che formi la tua beatitudine nel giro della mia volontà, senza mai uscirne neppure per un breve istante. Mentre ciò diceva, nel mio interno vi sentivo un allarme ed un timore che il parlare di Gesù indicava che non doveva venire e che io dovevo quietarmi nella sua volontà. Oh Dio, che pena mortale, che strettezze di cuore! Ma Gesù, sempre benigno, ha soggiunto: come posso lasciarti se tu sei vittima? Allora non ci verrò, quando tu cesserai di essere vittima, ma finché sarai vittima, mi sentirò sempre tirato a venire. Così pare che sono restata quieta, ma mi sento come circondata dall'adorabile volontà di Dio, in modo che non trovo nessuna apertura da dove uscirne. Spero che mi voglia tenere sempre in questo cerchio che mi congiunge tutta a Dio. Bene, due lezioni sull'ubbidienza e sull'importanza di rimanere sempre nella divina volontà, con e qualche corollario, come sempre, che circostanzia queste considerazioni e che ci aiuta a comprendere alcune cose. Numero uno, questo è importante per le anime mistiche, ma è importante anche per tutti. Vedete, Luisa, qui siamo nel terzo volume, era ormai parecchio tempo che viveva una certa situazione di intimità profonda con il Signore Gesù, in forme straordinarie, che chi ha letto, insomma, gli scritti o li ha meditati ha abbastanza familiarizzato, li conosce, però ogni tanto si trovava, come dire, nella situazione di pensare di poter essere illusa. Ora, questo stato d'animo evidentemente, diciamo così, una tentazione da un punto di vista oggettivo. E le anime di questo genere, quando accolgono questo pensiero, che è di per se stesso irrazionale nel fondo del cuore, offendono non poco nostro Signore. Tuttavia, e questo vale anche applicandolo, i romani dicevano mutatis mutandis a noi comuni mortali, vale anche per i dubbi nelle cose della fede. Il dubbio di fede è un peccato. La fede non ammette dubbi. Però un conto è la fede divina e cattolica, su cui non ci devono essere mai nessun tipo di dubbio. Un conto è il cammino personale di fede che io sto percorrendo, il mio rapporto con Gesù, tutto quel corollario, diciamo così, di cose che sta intorno alla fede divina e cattolica, che non sono fede divina e cattolica, ma sono le nostre, come dire, anche idee buone, sante, ispirate
ai principi della fede. Ecco, su queste cose, come per un'anima mistica è segno buono che stia sempre guardinga, cioè che non stia mai sicura al 100%, ecco, quindi faccio riferimento all'ubbidienza, al confessore, ecco, e stia sempre in atteggiamento, insomma, perché può succedere delle volte, insomma, che sia il demonio a fare qualche sortita. L'anima deve stare attenta, è successo a lui, è successo a tutte le anime sante, d'accordo? Il Signore lo permette delle volte, appunto, a prova e a gloria dei suoi servi, proprio perché vuole che camminino sempre in questa profonda, anche questa è umiltà e diffidenza di se stessi, santa diffidenza di se stessi. Ecco, guai a noi se non abbiamo questa apertura del cuore, nel senso di pensare, ecco, che se è vero che Dio è uno e trino, e questo sarà sempre vero e non deve essere mai dubitato, così come che Gesù Cristo è il figlio di Dio, che la Madonna è sempre vergine, la madre di Dio, è assunta in cielo, eccetera. Ecco, queste sono le verità di fede divina e cattolica sulle quali non c'è da discutere, e dubitare su queste costituisce peccato mortale sempre e comunque. D'accordo? Però, che sia opportuno che io faccia una certa scelta, che faccia certe preghiere, che faccia certe mortificazioni, non lo so, che abbia certe, no, idee, certe posizioni. Allora, tutto quanto ispirato certamente dalla fede, questo è sempre da tenere per buono fino a prova contraria, cioè dando sempre al Signore la possibilità di correggerci. Questo vale per tutti, per tutto. Per le grandi scelte di vita, quando arrivano gli snodi fondamentali, cioè possono succedere dei momenti, insomma, nella nostra esistenza dove il Signore ci fa prendere coscienza che abbiamo commesso degli errori, a volte anche rilevanti, magari certamente in buona fede, ma sono comunque degli errori da correggere. Ecco, se una persona non cammina in questa santa umiltà, quindi questo essere sempre cauto, sereno, tranquillo, non pensare che le proprie convinzioni, le proprie scelte siano dogmi di fede perché non lo sono, sono altri dogmi di fede. Ecco, consente al Signore di intervenire nella sua esistenza e se avesse magari deviato dalla volontà sua, ritornarci. Ecco, e qui entra il discorso dell'ubbidienza che certamente Gesù lo applica al confessore. Ecco, che è figura indispensabile in alcune circostanze. Ho sempre detto che chi vuole diventare santo non lo può fare senza un riferimento esterno che l'aiuti, così come nella scelta dello stato di vita, abbiamo detto tante tante volte, e così come appunto nella gestione, come per Luisa, di fenomeni che esulano dall'ordinario, ecco, e che quindi hanno bisogno di un accompagnamento autorevole. Gesù dice che l'ubbidienza deve rendere l'anima molle come cera, ecco, nel senso malleabile, atta ad essere formata e plasmata. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire l'anima è molle come cera se cammina fidandosi in Dio, di Dio, delle persone autorevoli che Dio gli ha messo al fianco e non di se stessa, delle proprie idee, delle proprie convinzioni, dei propri stati d'animo, delle proprie emozioni, eccetera, eccetera, altrimenti alla fine è. Altrimenti altro che molle come cera, diventa dura come granito, testarda come un mulo. E la grazia di Dio non trova modi per guidarla e per correggerla, d'accordo? E l'anima, che magari può anche pensare che sta facendo la volontà di Dio, in realtà sta facendo soltanto la propria e impedisce l'azione della grazia. Attenzione perché queste sono cose molto molto profonde e molto delicate, a cui occorre fare grandissima attenzione. L'anima molle come cera, prima di passare al secondo capitoletto, significa anche un'altra cosa. Quando noi abbiamo un confessore, un direttore spirituale, per le anime religiose ancora di più un superiore, quindi per le anime che sono in qualche modo vincolate dal voto di obbedienza, voto che ricordiamo sempre a una e, come dire, conformazione, una caratteristica soprannaturale, d'accordo?
si fonda sulla fede teologale, d'accordo, sull'autorità che il superiore ha ricevuto da Dio e che lo rappresenta e che lo, diciamo, lo personifica in qualche modo, lo rappresenta, fino a quando non lo abbia proprio oggettivamente tradito, ecco, quindi comandando il peccato o chiedendo cosa che esorbiti al di fuori e vada al di là della sua autorità. Questi sono gli unici due limiti oggettivi di chi è soggetto all'obbedienza. Come si dice nelle esortazioni ascetiche, però, le persone soggette all'obbedienza hanno vari modi di vivere l'obbedienza. Il modo migliore è quello in cui colui che ha l'autorità non deve dire fai questa cosa, meno che mai fai questa cosa per obbedienza. D'accordo? Quindi esercitando un'autorità costrittiva sulla singola persona. Ma ordinariamente anche le persone costituite in autorità usano dei modi gentili, dolci, delicati, o per dire qualche cosa in maniera esplicita, oppure per farla addirittura capire senza dirla. Un'anima che è molle come cera, che ha capito che l'obbedienza è salvezza per sé ed è bene per sé, quando succedono queste cose, prima ancora che arrivi, come dire, la disposizione, fai questo, l'ha già fatto, basta mezza parola. Ecco, e queste sono le anime graditissime al Signore, che somigliano molto alla Madonna e che semplificano anche enormemente il compito delle persone che o sono costituite in autorità, o sono scelte, come in questo caso, insomma, che poi la scelta di Luisa era anche parziale perché il confessore glielo mandava nostro Signore, però è comunque una figura, diciamo, in senso stretto, non proprio strettamente istituzionale. E già quando un superiore deve andare a dire, nonostante l'abbia fatto capire, fai così, quindi esercitando, insomma, una autorità, che certamente poi la persona che deve obbedire può anche ribellarsi, insomma, se crede di farlo, no? Quindi complicando ancora di più la sua situazione e la vita come dire, il compito di governare del superiore, è già, come dire, un non perfetto esercizio dell'obbedienza. Ecco, queste chiaramente sono delicatezze, insomma, da imparare, no? Ecco, piano piano nel corso del tempo. Ecco, poi Gesù ha aperto un altro capitolo che si fonda su quella analogia che lui formula e poi spiega. La beatitudine nel paradiso consiste nella bearsi della divinità. Ma anche un'anima come Luisa, che sarà sempre, abbiamo visto tante volte, diciamo così, agitata sotto certi punti di vista per timore che Gesù non si facesse vedere, perché chiaramente stare con Gesù è sempre una delizia, anche in questo mondo. Ed è molto interessante quello che Gesù dice a Luisa, guarda che io ci vengo perché sei vittima, e se non lo fossi non ci verrei, con il che sta dicendo che carezze straordinarie e grandi da parte del cielo sono sempre riservate a chi abbraccia la croce, e che croce? Ecco. San Giovanni della Croce tante volte ha fatto riferimento, dice che non si possono e non si devono desiderare grazie mistiche straordinarie, non perché non siano belle, ma primo per non mancare all'umiltà, perché nessuno di noi ne è degno, ma anche perché non mancare all'umiltà sotto un altro punto di vista, perché queste esperienze sono precedute da grandissime tribolazioni e le accompagnano. E per cui sei sicuro che tu sei capace di reggere il peso di una grande tribolazione senza venire meno? Insomma, non è una cosa da ragazzi, insomma, condividere profondamente le grandi croci di nostro Signore, no? Ecco, in ogni caso, quindi Gesù le spiega questa cosa e dice anche: stai tranquilla, perché non mi vedrai più il giorno in cui non sarai più vittima. Molto interessante questa cosa che dice, no? E poi spiega anche un'altra cosa, ecco,
che la beatitudine dei cittadini del pianeta Terra, diciamo così, quelli che teologicamente si chiamano i viatori, a differenza dei comprensori, che sono quelli che stanno in paradiso, c'è una beatitudine profonda che è quella della volontà divina. E Gesù spiega alcune cose. Questo fa discorsi analoghi anche quando parla, per esempio, della comunione dei sacramenti. Dice: bene, io sono venuto stamattina, sono stato mezz'oretta, un'oretta con te, bene, poi però me ne sono andato. Quindi quella mezz'oretta, quell'oretta ti sei deliziata della mia presenza. Gesù delle volte era molto affettuoso, sappiamo tante cose che ha fatto vivere a Luisa, però poi ci stanno altri 23 ore della giornata. Ecco, quindi è un po' come quando facciamo la comunione, Gesù lo spiega altrove, no? E a quel famoso discorso che poi qualcuno a volte interpreta male, della comunione sacramentale e della comunione nella divina volontà. Se tu fai la comunione, se fai una bella comunione, spero che siano abbastanza a farli, ma di questi tempi, i dubbi che siano molto frequenti le belle comunioni, qualche dubbio a me viene. Comunque, supponiamo che tu faccia una bellissima comunione, che ti sei preparato bene, che hai atteso tanto Gesù, che hai ricevuto Gesù devotamente, che ti fai un'ora di ringraziamento tra lacrime, distruggimento, tutto quello che ti pare. Poi è finito però. Ecco, d'accordo, c'è stata la messa, c'è stata la comunione, poi è finito. Ecco, certamente ci sarà forse un'altra messa l'indomani, ma comunque c'è molto tempo tra una messa e l'altra. Ecco, e durante questo tempo che facciamo? Allora, Gesù non soltanto dice, vabbè, durante questo tempo fai il bravo, fai la volontà di Dio nell'attesa di un'altra visita, di un altro diletto e di un'altra delizia. No, Gesù spiega che c'è un modo per cui la delizia del cuore è ininterrottamente vissuta, ininterrottamente, cioè senza nessuna interruzione, neppure un breve istante, dice Gesù. Un istante. E questo si realizza con lo stare, come lui dice, nel circolo della mia volontà. E attenzione, qui si provano gioie ineffabili e piaceri più puri. Sono parole di Gesù, attenzione, queste non sono parole legate a particolari esperienze mistiche, per cui uno che ascolta dice, eh sì, ma questa non è roba per me, questo qui, cioè io non ho nessuna esperienza e quindi non è roba mia. No. Se uno sta nel circolo della divina volontà, il problema è starci, prova gioie ineffabili e piaceri più puri, tali che vanificano e relativizzano tutte le gioie del mondo e tutti i possibili piaceri, anche leciti del mondo. Tutti. Per cui si può sempre fare il discorso a posteriori al contrario, chi non prova nel cuore gioie ineffabili e piaceri più puri, non sta nel circolo della divina volontà, non ci sta. È evidente questo qui. E è per questo che qui stiamo imparando piano piano cosa vuol dire stare nel circolo della divina volontà, che non è soltanto fare la divina volontà. Già se uno facesse in ogni istante sempre solo la divina volontà sarebbe cosa molto grande, ma questo è ancora più grande, come si comprende bene dagli scritti di Luisa. E cosa succede se non si esce da questo circolo? Quindi che si sta qui, giorno e notte. L'anima si rende nobile, doviziosa, c'è una nobilitazione, quindi c'è una divinizzazione, una spiritualizzazione della persona che si coglie. Ed è bellissima questa immagine. Tutte le sue operazioni ripercuotono nel centro del sole divino. Bellissimo. Come i raggi del sole ripercuotono sulla superficie della terra. E nemmeno un'operazione esce fuori dal centro che è Dio. È impressionante questa cosa, eh? Vedete, Gesù dice: l'anima che fa la mia volontà è la sola nobile mia regina che si nutre del mio alito. Nutrirsi dell'alito di Gesù tante volte si legge negli scritti di Luisa, che
che Gesù alitava proprio in faccia, sulla bocca di Luisa, tante volte. Quindi cos'è questo gesto molto molto fisico, molto molto materiale che faceva Gesù? Si nutrisce del mio alito perché il suo cibo e le sue bevande non le prende che dalla mia volontà. Quindi, la santificazione del mangiare nella divina volontà. E nutrendosi della mia volontà tutta santa, adesso qui, nelle sue vene scorrerà un sangue purissimo. Sono testuali parole di Gesù. Se il nostro sangue non è purissimo, poca divina volontà. Il suo alito spirerà un profumo olezzante che tutto mi richiede perché è prodotto dal mio stesso alito. Non voglio altro da te se non che formi la tua beatitudine nel giro della mia volontà. Allora, da queste parole si comprende sempre la portata fondamentalissima di una scelta di fondo che presuppone anche un atto di fede. Vivere nella divina volontà, vivere di divina volontà, non staccarsi mai da questo centro che è situazione, diciamo così, semplicissima sotto certi aspetti, ma che richiede tutta una serie di operazioni multiformi e molteplici. Io sto facendo un ciclo di catechesi per cercare di darne, come dire, un ordine completo e possibilmente sistematico, perché chiunque poi desideri realmente entrare in questo mondo, non scherzando e non sottovalutando e operando solertemente per accogliere questo dono, che richiede certamente un atto di volontà è un atto di fede, d'accordo? Però richiede anche un'attenzione continua, l'impegno dell'attenzione non soltanto nel compiere gli atti nella divina volontà, che è già tanto, ma anche nello stare immersi nella divina volontà, nel vederla in giro dovunque. Cioè, tu mangi e appena mangi vedi Dio che ti sta dando da mangiare. Tu vivi, stai nella situazione in cui ti trovi, in qualunque circostanza in cui ti dovrai muovere, stai sulla macchina, stai camminando, stai parlando con una persona, stai e vedi la volontà di Dio in atto che ti sollecita, che ti parla, che ti chiede qualcosa, che ti fa, cioè, che ti prova quando qualcuno, cioè, è un continuo, è un mondo, è uno stare, ripeto, non si va a corrente alternata come Gesù più avanti spiega quando entra più nel merito della divina volontà, quindi con o quando fa le immagini, no? Quando spiega l'atto preventivo e l'atto attuale, che tu stai alla luce del sole, però ogni tanto te ne vai dentro casa, quindi devi riuscire a rimetterti al sole, quindi devi fare l'atto attuale, tutte queste cose qui, no? Si tratta di raggiungere uno stato, capito? È uno stato, a mio modestissimo avviso, non molto dissimile da quello dell'anima che sta in grazia. L'anima che sta in grazia, quando noi abbiamo la grazia santificante, noi stiamo in uno stato, si chiama così, di grazia di Dio. E nello stato di grazia di Dio possiamo, se lo vogliamo, compiere soltanto atti buoni. Perché Sant'Agostino spiega che quando uno ha la grazia della giustificazione, se vuole, ha da Dio la forza di non peccare. Quindi questo stato di inabitazione della grazia santificante dà all'anima la possibilità di produrre atti continui buoni, certamente imperfetti, come sappiamo, per lo stato, diciamo, di debolezza e di fragilità connesso alla condizione umana decaduta, però non peccato in senso stretto. Ecco, così chi sta nella volontà di Dio, quindi chi sta in questo circolo, come Gesù lo chiama, è chiaro che poi agisce, pensa, parla, si muove, opera, d'accordo? Quindi fa una serie innumerevoli di atti volontari dalla mattina alla sera. Ma oltre che attrarre dentro la divina volontà gli atti inconsci e involontari, anche questa è operazione da imparare a fare, può, se vuole, come dire, agire ininterrottamente nel divino volere, quindi continuare a mettere in atto, innescare un meccanismo. Ecco perché
gioie e piaceri ineffabili, un meccanismo di produzione di quantità sterminate di grazie, con atti costantemente reiterati che sono infiniti, eterni e immensi, atti divini. Quindi ecco perché Gesù parla in questi termini e in questi modi. Chi pensa che queste cose siano lontane dal vero o astratte o impossibili, è liberissimo certamente di farlo, ma come dicevano, e forse è bene concludere con queste espressioni, la vita nella divina volontà bisogna conoscerla essendo centrati. Santa Teresa e San Giovanni della Croce dicevano che le più alte esperienze mistiche che loro descrivono e che i sacerdoti, i maestri, i direttori di anime devono ben leggere e comprendere perché devono avere la scienza di quelle cose per poter discernere poi le cose che succedono nelle anime, però le potranno comprendere perfettamente, dicono loro stesso, soltanto coloro che le hanno vissute. Evidente, perché per chi non le ha vissute rimangono fondamentalmente delle cose in qualche modo percepibili, ma più misteriose che non conosciute. E chiaramente per cominciare a viverle occorre fare un atto di fede, quindi credere che questa è la vita, e poi un atto risoluto di volontà per sceglierla, e poi una serie di esercizi, di atti continui, quotidiani, che piano piano ci portano in questo mondo e ci cominciano a farne gustare gli incanti e le gioie. Bene, chiudiamo volgendo sempre lo sguardo a te, Divina Maria, che hai voluto sempre in tutta la tua vita terrena essere soggetta volontariamente all'obbedienza, non sei mai stata in condizioni di autogovernarti. Da vicina i tuoi genitori, i Santi Gioacchino e Danna, nel Tempio, la Superiora del Tempio, poi San Giuseppe, poi Nostro Signore Gesù Cristo. E poi San Giovanni Evangelista, a cui Gesù ti affidò fino al giorno della tua partenza da questo mondo. E sappiamo da quello che abbiamo conosciuto di te, anche attraverso Luisa, come tu vivevi in grado eroico. Questa importantissima virtù che ti chiediamo di farci vivere, ma soprattutto di farcene comprendere l'importanza e il senso profondo. Quanto questa sia veramente importante trovare le forme e i modi per praticarla per poter vivere nel regno del Divino Volere. E sappiamo benissimo come tu sei stata l'unica creatura che ha ininterrottamente vissuto senza nemmeno compiere un solo atto di volontà propria da quando fosti concepita. Nessuno di noi può neanche lontanamente, ma né immaginare né neanche sognare o pensare di raggiungerti. Possiamo però cominciare a tendere a questo fine. Non sappiamo se, come e quanto perfettamente questo sarà possibile. Sappiamo che la cosa importante è, come dice Gesù, iniziare, cominciare con risolutezza e con fermezza, sapendo che poi i frutti si vedranno inequivocabilmente, inevitabilmente e inesorabilmente, perché la Divina Volontà è la letizia assoluta, è
espressione dell'amore e della letizia di Dio, e non può altro produrre nelle anime che in essa vivono. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.